Partiti nel 2004 e mai terminati, parliamo dei lavori presso la RSA di via Ara Pietra a Pescara, che negli anni è diventato simbolo di degrado e tossicodipendenti. Ora il comune ha deciso di metterla in vendita con un cambio di destinazione d'uso, consentendo la costruzione di un complesso residenziale. Tutto questo ha scatenato la reazione del Partito Democratico, che ha proposto soluzioni alternative come la realizzazione di strutture sociali, assistenziali o educative, oltre a poter far comodo al liceo Marconi ancora la ricerca di locali provvisori in vista della demolizione. Denunciamo il fatto che sia stata messa nel piano delle alienazioni, pertanto la giunta, il sindaco e lo stesso presidente del consiglio Marcello Antonelli che ha presentato la delibera di fatto vogliono venderlo ai privati affinché venga realizzata edilizia residenziale. E a noi ovviamente a questo ci opponiamo perché un bene pubblico deve rimanere della e per la città. Di usi ne possono essere tanti. Uno, già ripristinare l'RSA anche in funzione della prospettiva della nuova Pescara, per cui potrebbe accogliere anziani non solo di Pescara ma anche di Spoltore, in quanto c'è l'esigenza anche per l'altro comune. E poi non dimentichiamoci che Pescara non ha una RSA pubblica, pertanto potrebbero veramente essere accolti anche gli anziani più disagiati. Oltre a questo ci sono progetti anche al nord di integrazione e inclusione, anziani e studenti universitari dove l'uno è aiuto dell'altro, quindi anche questo potrebbe essere realizzato lì, potrebbe essere realizzato anche il polo 0-6 anni su cui io spesso insisto perché per quanto spesso lo si legga all'interno delle premesse di delibere e altre azioni poste in atto anche dalla giunta regionale, di fatto non si concretizza mai nulla. Non dimentichiamoci poi la richiesta che fece il liceo MIBE nel 2019 di una sede unica che potesse accorpare tutti e tre gli indirizzi. Quante possibilità ci sono che le vostre istanze possano essere prese in considerazione? Abbiamo presentato 24 emendamenti e sono tutti in linea, insomma, con queste nostre proposte perché chiedono che la struttura possa essere di nuovo data alla città, possa essere appunto pubblica e soprattutto utilizzata per i servizi pubblici e quindi portare avanti il discorso che si fa per le infrastrutture sociali. Infrastrutture sociali che verranno ulteriormente finanziate appunto dai piani che arriveranno, quindi dal PNRR.